La tradizione è un punto importante in questo periodo e i prodotti pasquali appunto richiamano quella che è la tradizione cristiana. Noi non dimentichiamo quelle che sono le nostre radici e la pastiera è sicuramente uno dei prodotti cui i salernitani sono più legati, anche se negli ultimi anni anche i grandi lievitati hanno raggiunto la loro importanza. Anche col Covid le persone sanno i prezzi dei prodotti della materia prima, quindi è facile farsi un attimino un calcolo su quello che può essere un prodotto di qualità da quello che può essere un prodotto, diciamo, dozzinale. Chiaramente una buona pastiera deve essere realizzata con ricotta di pecora, uova fresche, abbiamo degli ottimi canditi, la buccia di arancia grattugiata, che dico sempre che è importante, e l'aroma a fior d'arancio. Canditi che vengono realizzati per i nostri lievitati, è vero che sono canditi in altre regioni d'Italia, ma sono tutti prodotti locali, partendo dal fico bianco del Cilento, la Melanurca, e andando all'albicocca per l'Echiella del Vesuvio. La pastiera qual è? Quella di riso, quella di grano? La vera pastiera per me è sicuramente quella di grano, infatti la particolarità e la cosa più importante, diciamola, è anche quella di andare a cuocere il grano, che è un'operazione che non tutti quanti fanno.